Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con Michele, visto che Francesco mi ha dato buca, perché la figa attira più delle figurine, secondo lui. Non penso che gli si può dare tanto torto. Vabbè. Oggi siamo qui per aprire il nuovo set OCG di Cyberstorm Access, dove all'interno potremo trovare tante cose belle. Moltissime. Tantissime cose belle. Io l'unica cosa è grossissimo. Sì, sì, c'è una magia bellissima che pesca due. Poi cos'altro c'è? C'è un supporto Girl Pride qua dentro. Sì, però è solo esclusiva TGG. Quindi è qui dentro, ma non qui dentro. Posso, per il resto non so niente. Qui dentro. Allora, detto questo, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner. Il mio sponsor, trovate il link qua sotto in descrizione, e col codice sconto 2023 cappello avete il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato. Questo non lo trovate. Ancora. Questo lo dipende quando tirerà fuori questo video, perché conoscendolo, c'è cioè un video che abbiamo registrato 3 anni fa, ancora deve uscire. Quale? Quello lì che non è uscito più per la banner. Inoltre, se volete liberarvi di carte Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Scrivetemi, mandatemi le foto e nel caso, se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, io procederei subito. Chiaramente, laurea in giapponese. Sì, sì. Palese. Noi sappiamo già tutte le carte, gli effetti e le loro controindicazioni nel meta. Sarà un mazzo un video altamente informativo. Sì. Ho scoperto che la carta che avevo sbustato l'altra volta era la Ultimate. Sono terribili, sono veramente brutte, però era la Ultimate. La Starlight è simile alla nostra, quindi nel caso non ci possiamo sbagliare. Partiamo dal dire che è veramente bello. Sì, sì, ma allora disegno. Ah, c'è sta anche la promo incredibile. E questa carta qua, che ancora devo capire se è una carta vera o meno. Il token? Non so. Sì. Di cartone? Sì, ma non c'ha il back di Yugi. Ma perché? Perché all'interno del set non ci stanno queste carte. Io mi chiedo, perché c'avete la madre troia? Nel senso, guarda quanto è bello. Oh, yeah. Fai del back. Ecco il back. Io boh. Guarda, questo è quello dell'altra volta. È Crooke. Perché Crooke? Come quando da piccolo arrivava papà con i pacchetti di Yu-Gi-Oh! Te li trovavi, sì, tipo sì. Color boh. Sì, sì, ma questa? Dici, ma mi sembra vera. Te la porti a casa, poi la giri. Dici, guarda, te do l'onore, aprilo. A me l'onore del primo? Sì. Allora, questo ce l'abbiamo alla fine. L'ho aperto qui. Vediamo un po'. Allora. Si apre male, chiaramente male. Oh, questi sono ambiente poco friendly. Ambiente poco friendly. Sì, sì, c'è più plastica. Olè, innanzitutto, fai vedere che bello la scritta. Il logo OCG. OCG. Che non era fuoco, palese. Allora. Il nuovo supporto Albatz, questo lo conosco. Questo, no. No, è il nuovo Fallen. È Sprite Fallen, tipo. Veramente bello l'artwork, una via di mezzo tra gli sprite e Albatz. Ma comunque possiamo dire che Albatz ha rotto il cazzo, sta ovunque nella lore di Yugi. Allora, basta unirlo. Vogliamo dire che i Lubellion attualmente costano 90 euro? Io l'ho venduti a 54? Questo è cappello, ragazzi. No, no, perché c'era tier, mazzo di merda Albatz. Poi non esiste più tier. Oh, ma guarda, incredibile, Cartesia 40 euro. Io continuo a essere passato da Stomo. Io l'ho venduta a 20, 22. Forse, sì, no, 20, 20. Cioè. Allora. Ovviamente la telecamera è qua. Vorrebbero vedere anche loro. Questo qui è carino. Sì. Cos'è? I piccolini del mazzo nuovo Manadomi. Ah, ok. Questo qui si giocherà. Carino. Se cazzo, questo è lo spirito nuovo. Questo qui è lo spirito nuovo che si mette in Exo Sister. Molti dicono, carino. Davvero? Sì. Ok, ti ho detto memiamo, diciamo cazzate, tanto non sappiamo niente. Hai detto, questo è il supporto. No, vabbè. E qui si conclude già le uniche carte che conoscevo. Okay. Ecco, tipo questa, non so che cazzo sia assolutamente. Non mette a fuoco sta videocamera. Sì, è una telecamera da 100 euro. Quell'altra è una telecamera da 1000. E perché non inquadri quella da 1000? Oh. Perché quell'altra voglio che si vede che so bello. L'altro che bello. Una rara. Oh, questo. Questo quanto cazzo è bello, Dominator, Amaze. Slamazement. Mamma mia, io questo qui me lo faccio, sto mazzetto, anche se fa schifo al cazzo, solo per lui. Arlecchino è veramente stupendo. Ma guarda, tutti i capretti. Sì, no, come ecco. Disegni è stupendo. Ecco, il capretto che sta lì, nello sfondo. Palese. Quasi al livello, sai cos'è un altro mazzo che adesso voglio portare nel canale? Sì. Prima o poi, Evil Eye. Fa schifo al cazzo, ma è veramente belli gli artwork. Guarda, te lo finanzio tutto. No, aspetta. Ah, è stato tutto pochi centesimi. Me l'ha comprato tutto l'amico di Francesco. Annulla l'ordine, lo da me. Ce l'ha già lui tipo da un mese. Bello. Allora, poi abbiamo una bambina. Palese nuova waifu di tutti. Sì, carina. Poi abbiamo un dinosauro macchina. Artwork orrendo. E questo sarà amico di quelli...
No, non credo di no. Una moto? La cosa più brutta che ho visto in la vita mia. La prima super, no, bella questa. Non so che cazzo molto sia. Molto bello. Che cos'è, un samurai super pesante? Non credo sia. No. Sai che potrebbe veramente essere? Molto carino. E poi questa? La terreno. Comunque, tieni. Rimana dom. Divertite. La magia nuova, quella forte, dovrebbe essere rara in Giappone. Noi ce la beccheremo minimo secret. Ma sicuro, sicuro. Come TTT. TTT da loro era raro. Apri il pacchetto. E devi andare. Se vede che non sei uno sbustatore professionista. Scusa, io non no. Sai fa. Eccolo qui. Ci abbiamo questo che non ho la più pallida idea di cosa sia. È palesemente uomato. Eccolo! È lui! Lui è l'amore mio. Lemurelia. Oh, come cazzo faccio a centrarla? Eccolo. Lemurelia, stupendo. Purely, toglilo dalla mia vista. Oh, questa è un ultra. Vediamo un po'. Questa merda. Non lo vedo. Ma che cazzo è? Oh, ma l'Arthur che è il pescatore leggendario? Sì, se mettesse a fuoco sarebbe carino. Eccolo. Carino, tipo Sanpei. Vediamo un po' l'ultra. Che cazzo è? Non, ma l'hai mai vista? Non l'ho mai vista in vita mia. Bella. Però è bello. È un samurai super pesante. Anche lui. Non so se è dell'archetipo, però sicuramente è un samurai super pesante. Abbiamo tante piccole fatine. Poi abbiamo questo che è Firewall oscuro. Questo è il dragato della fiammata lucente. Questa è la sinfonia. Ah, è la che supporto Tribri. Questo è molto carino. Tribri cucciolino. Qua, da qua mi sa che dovrai comprare un po' di robe. È tutto, così io compro un case a sto punto perché. Così. Tra i Manadom che forti, i Murelia. Io già i Visar Starfrost ce l'ho. Quindi se. Ecco. Riusciamo a procurarci anche quelli, si porta la decklist in real. Questo è l'altro supportino Manadome, carino. Cioè, supportino. Carta d'archetipo. Questo è un il Firewall schifo. Oscuro. Questo è l'altro cucciolino. Incredibile. L'amico mio. Però voglio la fioletta. Ma la bambina Purely. È secret, La voglio trovare. Ecco, questo è veramente cringe. Ed è finiti. Non è cringe, dai. Si te che non apprezzi gli artwork. È la cosa più cringe che ho visto in vita mia. Allora. Comunque io rompo il cazzo con Digimon, ma non ho mai comprato un pacchetto. Oh, eccolo. Il nuovo supporto Tella, secondo di questo, Reinforce e... Ma i B-Trooper non li voglio più vedere in vita mia, Ma carini. È un archetipo terribile. Simpatici. Guarda, c'è uno... È un Dragon Link dei poveri. B-Trooper è Dragon Link dei poveri. Sì. È come l'Exo Sister... È il... No, chiudiamo il discorso. Già so dove andare. Qual è? Dove volevo andare a insultare l'Exo Sister? Volevo dire il live twin dei poveri. Allora, stimavo lui. Mamma mia, che schifo di artwork. Basta, ormai è stufato. Questo cos'è? È una mela. Non capisco neanche cosa sia nell'artwork. È una mela, è un casco. Brutto. Questo si dovrebbe giocare in Dragon Link. Brutto. Mazzo brutto per carte brutte. Non è vero, Dragon Link è un bel mazzo. Adesso dillo senza piangere. Allora, io perché le bambine le becco sempre io? Sarà che c'è una predilezione per quelle che c'è in cantina. Allora, il nuovo Fallen of Albatz. Oh, va bene. Sì, se non esce la magia, sblocco. Ne voglio una. Allora, altri di sti cosini totalmente. No, allora, quindi questo è Samuele super pesante. Questo è la conferma. Purely, dinosauro brutto, carta con artwork strano. E un pendolo. È un pendolo. Allora, penso poi ci abbiamo ancora un sacco di roba a sbustare. Allora. C'è un altro team? No, cioè, dove li trovo tutti questi soldi? Allora, abbiamo roba brutta, questa abbiamo già visto. Questo è dell'archetipo... Rescue Ace. No? Sì. No. Non lo so. Mi sembra sì. Rescue Ace. No, sì, il nome è quello di Rescue Ace. Non so se non sapevo come si chiamava. Allora. Vediamo un po'. Oh, bella. Un'altra topa. Se mettesse a fuoco lo possono dire loro, ma non mette a fuoco. Oh. Sì, palese. Bello. Topa. Ma cos'è Valkyria? No, non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo, però vabbè, Oh, bello, questo qui lo conosci? Sì, questo. Lo conosci? Lo sconvolto bene. Schifo al cazzo. No, Mono Perch ci sta. Veramente brutto. Un ape cibi che va io No. Ah, però bella, è la carta, sì, per rimane a domo. Dai, c'è un sacco di conosciamo un sacco di roba. Più di quante io ne conoscevo quando ho aperto Fotone per Nova. Allora, 1 2 supporto Tella. Eccola la cosa che parlavamo l'altra volta che mette supporto il segnalibro, il segnalino orecchio da coniglio. Tanto è praticamente Pasqua ad aprile, questo esce poco dopo. Vediamo un po'. Sempre lui. Bello. Altra topa? No, questa è una gatta, non può essere topa. Ah, è sforzo. Merda. Sì, questo qui è l'archetipo
più brutto dai che esista, pensavo mi dicessi incredibile, sia per artwork che per stile di gioco, veramente brutto. L'ho testato, mi ha fatto schifo proprio. Questo, vabbè, Manadom. Supporto virtual. Questa, invece, fa ragazzi, schifo. È la carta più inutile che hanno mai fatto nella storia di, proprio di Yu-Gi-Oh! No, dei Virtual World. Vabbè, penso peggio la situazione, cioè, non si poteva fare. No, era successo, c'era stato un hype. Hanno annunciato nuovi supporti Virtual World. Ma poi c'è lui. Sale di prezzo. Dai, adesso lo puoi giocare. Allora. Bella lei, voglio scoprire cos'è per farmi il suo mazzo. Il giorno in cui scoprirò il suo archetipo mi ci faccio il mazzo. Anzi, se qualcuno lo conosce, pensavo me lo scrive. Mi ci faccio una sega. No. Questo cos'è? No, non ho beccato la Starlight. La Starlight? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? È dell'Albatz. No. Ma no. Ma che cazzo dici? Questa è la Starlight, non quell'altra. Ma quanto cazzo è bella. Cioè, quelli che stampano la Konami c'hanno la madre troia. Ma è proprio una cosa risaputa. Che bella, ma questa è una soddisfazione. Questa chiaramente va in omaggio all'ospite, vero? C'è no, ma c'ha un artwork incredibile. L'artwork è veramente stupendo. Questa non la vendo, questa la metto in collezione. Sì. Falla di bevo, fagliela gustare. Ragazzi, non te l'ha messa manco a fuoco? Oh. No, raga, che culo di merda. Tanto levamo sta roba di merda, rompicoglioni. C'è la foderina rossa, eh? Sì, sì. No, c'è la foderina nera. Dopo la Starlight qui suppongo che ci sarà una comunazza di merda. Adesso, merda. Il top merda. Sarebbe la bambina, quella che vuoi, che è quella che dorme. Sì, ecco, ecco. Al posto che strappa le ultime, te strappa ste. Era una ghost. Qualcuno si è sentito male, eh? E com'è? Allora, sempre Samurai super pesante, bella. Gatta e... Oh. Sembra un artwork di Magic. È il Bestial. Davvero? Sì, sì. Può essere. Guarda un po'. Ah, ma come? Pensavo che era quella l'ultima carta. No, no, se c'è la foil, la rara è l'ultima. Visto? Morganita. Ho detto, era rara. Non la vedremo mai. Guardatela bene perché è l'unica che vedrai. No, sotto. Questa non faccio come la TTT. Questa la compro in playset che la gioco. Eccoli, di nuovo. Se me ne tiri fuori un altro paio di queste, sarebbe top. Così faccio. Ma io non sbusto niente. Guarda, porto sfiga. Porto questo Sunship. Fra, dove sei? Dove sei? Ti chiama? Adesso non vorrei dire. Supportino Chaos, però... carino. Oh, sbustite. Se lo mette in mostra. Oh, è carino l'artwork. Sbustite, esce la Starlight. Cioè, potresti portare fortuna. Io ieri ho sbustato l'altro set di merda. È uscita solo palta. Dopo aver sbustato la Starlight, ti do l'onore di aprire questo. Ci sta. Allora, vediamo. Una foil, una ultra. Un samurai super pesante. Dei bambini. E una satella. Un samurai super pesante. Schifo le cape. Manadome, cucciolino. La nuova Ecclesia. Che da noi sarà Secret anche questa. Questa è bella, guarda che artwork. Però sei sicuro che è la nuova Ecclesia? Sì. 100-100? Sì, 100-100. Bella, bella tanto. Dai. No, supporto dribbling. No, è no, la non scena finale della lore. Esatto. Che loro abbandonano Kit e se ne vanno. Allora. Dai, non sta andando male sto boss. Madonna. Molto soddisfatto, è uscito un sacco di roba interessante. Sai quelle palline giapponesi dove c'è l'ambiente? È quelle. Palline di Natale. Poi Firewall, Albatz. Questo è la Dinomorfia. Dinomorfia. E Arlecchino di nuovo. No, comunque, lui tutto, ma non c'è la bambina. Oh, non è uscita neanche le magie? No, neanche una delle due. Una roba di merda in Giappone, è tutta foil. Eccolo lui. Staremo a vedere. Guardate. Speriamo che bello. Così. Ma certo che meta. Io nel dubbio non... Guarda quanto cazzo è belli pure sti disegni. È la rara. Invece di dammi la roba tribi, ma dammi la roba interessante, cazzo. Non penso che sia tribi. Sì, era la magia nuova. Ah, sì. È vero. Cazzo, è l'unica... Ah, è vero, questo qui perché... Mi sa che è... Magnus. No, è Shure, quello da 3000 che va... Ah, sì, è senza Shure. Il... Cazzo, parlavamo di questo l'altra volta perché ti faceva giocare quel pallo di Photon Hypernova. Poi, allora, vediamo... Satella, mi sa che c'è la foil. No, non è vero. Adesso sono indeciso per il titolo del video. Cioè, apri un'anteprima o sbusta la Starlight. Difficile. Mi sa che lo metto entrambi così. Apro un'anteprima e sbusto la Starlight. Schifo. Schifo.
schifo. Questa è la ulti. Dai. Sì, questa è ulti. Starlight più la ulti. La ulti mi sembra che c'è sempre in un box. Manca la sigla ancora. È bellissima comunque. Dai, bella. Guarda pure l'artwork. Non so chi è lei però. Non so se era sempre la loro album. No, proprio più bella. Grazie. Mm-hmm. Vabbè, questa è la ulti. Insieme alle altre, non è Starlight. Non no. Cazzo, l'altra volta ho bustato il box, ho trovato un'utopia come ultima. Capisco che gli stavo sul cazzo però. Allora. Ma basta. VTuber de merda che non sanno da un cazzo. Bambina. Supporto spirit. Questo boh. Pare Manadome la disegni, ma non lo so. Cazzo che cazzo è questo? Sembra un drago polvere di stelle meccanico. Ma non credo sia lui. Interessante. Un miscuglio tra un samurai super pesante e una lavatrice. Te immagini drago polvere di stelle, samurai super pesante. Oh, ancora lui. La secret è per forza la bambina. 100-100 per fare le robe fatte Deve. Per bene. Eccola. Ma detto. Pensavo fosse secret. Quanto cazzo è bella. La voglio. Questa c'è dove per forza. Tante roba. Mi sa che sta sugli 8 euro. Guarda, come artwork è qualcosa di veramente grosso. Mancano però le magie trappole. No, le magie. Allora, vediamo un po'. Sempre lei, che non so cosa sia. Sto schifo che guarda, manco in camera deve entrare. Questo dei Samurai super pesante. Paese. Samurai super pesante. Ormai questo qui. Eccola. Aspetta. Samurai super pesante. Tocca farlo vedere, per forza. E poi levate dai coglioni. E la bambina che dorme. Guarda che carina. Con il suo cappellino da notte. Questa qui, sai come l'hanno realizzata? Con un guardone. No. Allora, vediamo se in tre pacchi riusciamo a trovare l'ultima. Allora, ragazzi, questa è sborra. Inizia a prendere. Eccola. Ecco l'ultima. Abbiamo tutto l'archetipo. O di che qui trovi un'altra di quelle violette, perché almeno ogni volta che dici qui ci troviamo questa, c'è fuori. No, secondo me qua deve uscire allora la secret. E cosa può uscire di figo? Vediamo. Non c'ho proprio idea. Dai, tiriamo fuori un'altra bambina. E metti a fuoco, perché non sei a fuoco. Così mettiamo a fuoco la carta di merda che non ti piace. Un altro Manadon. Questo è bello. Ma più figo l'altro, dai. No. Questo non ho capito. È stupendo. Che cazzo deve rappresentare? Tipo lui con l'armatura? Dai, tirami fuori. Un cazzo di niente. Adesso qua, palese, c'è un'altra magia che mi fa pesca due. Ma secret quindi non c'è. Eccola. Eccola. Allora, uno, due, tre. No, non c'è. Ah, la Mikanko nuova. Una Mikanko così, tanto per... No, allora vuol dire che la Starlight ha preso al posto la Secret. Ok. Ci posso sta. Sì, dai, diciamo che non ci si lamenta. Era quanto sbilluccica? Sì. Veramente adesso bella. Abbiamo questo, ragazzi. Questa non qui in mezzo. Dai, apri. Apro. Sì. Vediamo. Tirane fuori almeno una bella. Piano piano, apriamo qui. Insieme a loro. Secondo me è una roba figa da mettere dentro i box. La... tipo promo. Oh. Dicevi? Questa è una cosa figa da mettere sotto i box. Eccola, guardatelo. Che poi è un samurai super pesante versione chibi, pare. Cioè, guarda quanto cazzo è fatto male. Cioè, c'ha pure il piede tagliato. Ma di che stiamo a parlare? Certi artwork proprio non li sopporto. Cioè, prendi, i Karakuri erano bellissimi come artwork ed erano simili. Questi è proprio brutti, pare caricaturali. Il samurai super pesante li fanno uscire sempre. Non si sa perché non piacciono a nessuno. Ma continuano a dare supporti. Capisco la nera. Oh, è un mazzo storico, ha fatto meta. C'è stata gli sempre supporti. Ma porca troia. Samurai super pesante, non se lo incula nessuno, non lo vuole nessuno. Vuoi paragonare quel coso a queste? Nel senso, parliamone. Direi che non puoi dirti non soddisfatto, dai. Assolutamente. Che poi, oh, le common si vendono a 50 centesimi, le rare a 1 euro. Nel dubbio buttali via. Rientro del box e mi tengo questa. È proprio questo qui, excellent. Manco near. Sbustata, excellent. Sì, sì. Una volta che c'ho una botta di culo. Excellent plus. Ho sbustato due volte la Prisma. Vabbè, grazie. Come quando sbusti la Ghost da Ghost from the Past 1, dove era impossibile X. Sono cose che capitano, ragazzi. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo set. E se a giugno, se non sbaglio, lo acquisterete. Ovviamente fatemi sapere se l'avete sbustato anche in giapponese, perché c'ha il suo fascino. Sì. Ricordiamo che va sbustato. Sì. Se non altro per i Nemuralia. Vabbè. Che c'è la deck profile. Palese, ci sarà già la profile, sì, è già uscita. Vi dico, se volete recuperare questo box, lo trovate su Amazon Japan. Non lo pagate neanche tanto, tipo 55 euro spedito. Cioè, rispetto a quelli nostri li paghi la metà. Quindi, nel dubbio, se ci avete voglia di sbustare roba a caso, questo potrebbe essere uno dei set che fa per voi. E in Occidente, non si sa perché c'è prezzi alti. Ah, sì, sì.
a caso. Ma è come in Germania, costa di meno perché c'hanno meno tasse e quindi puoi sbustare anche di più e far pagare carte meno. Però noi siamo figli di puttana. Detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.